Sia lodato Gesù Cristo. Benvenuti a tutti alle letture e al commento di martedì 19 settembre. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, questa parola è degna di fede. Se uno aspira all'episcopato, desidera un nobile lavoro, bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola donna, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino, non violento, ma benevolo, non litigioso, non attaccato al denaro. Sappia guidare bene la propria famiglia, abbia figli sottomessi e rispettosi. Perché, se uno non sa guidare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Inoltre, non sia un convertito da poco tempo, perché accecato dall'orgoglio non cada nella stessa condanna del diavolo. È necessario che egli goda buona stima presso quelli che sono fuori della comunità, per non cadere in discredito e nelle insidie del demonio. Allo stesso modo i diaconi siano persone degne e sincere nel parlare, moderati nell'uso del vino e non avidi di guadagni disonesti, e conservino il mistero della fede in una coscienza pura. Perciò siano prima sottoposti a una prova e poi, se trovati irreprensibili, siano ammessi al loro servizio. Allo stesso modo le donne siano persone degne, non maldicenti, sobrie, fedeli in tutto. I diaconi siano mariti di una sola donna e capaci di guidare bene i figli e le proprie famiglie. Coloro infatti che avranno esercitato bene il loro ministero si acquisteranno un grado degno di onore e un grande coraggio nella fede in Cristo Gesù. Salmo. Camminerò con cuore innocente. Amore e giustizia io voglio cantare inni a te, Signore. Agirò con saggezza nella via dell'innocenza quando a me verrai. Camminerò con cuore innocente. Camminerò con cuore innocente dentro la mia casa. Non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie. Detesto chi compie delitti, non mi starà vicino. Camminerò con cuore innocente. Chi calunnia in segreto il suo prossimo, io lo ridurrò al silenzio. Chi ha occhio altero e cuore superbo, non lo potrò sopportare. Camminerò con cuore innocente. I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese perché restino accanto a me. Chi cammina nella via dell'innocenza, costui sarà il mio servizio. Camminerò con cuore innocente. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: «Non piangere». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, alzati». Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo». Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. È parola del Signore.
Ah, eccoci qui, buon martedì a tutti quanti, che Dio vi strabenedica. Io lo dico sempre questo, l'ho coniato un po' io. In realtà questa è una frase che mi ha riferito un mio amico quando è andato a Medjugorje, dove si pensa ci siano delle apparizioni, alle quali io credo fortemente, perché una di queste persone, di queste donne di nome Vizca, rispose così appunto a un giovane, o forse a lui stesso, adesso non ricordo bene, in cui lui gli disse: Dio ti benedica, e lei gli disse: No, Dio ti strabenedica. Stra, quindi abbondanza, non è solo una benedizione, ma una benedizione più che meritata. Noi ci meritiamo le benedizioni di Dio se siamo Suoi figli, non perché siamo bravi, buoni e santi, ma perché Dio è buono, bravo e santo. E come figli, noi ce lo meritiamo. È un merito che ci è stato donato ai vostri figli. Voi date amore, benedizioni, regali, non perché se lo merito, ogni tanto sì, ma perché sono vostri figli. Ai nostri figli li amiamo, fa parte già del pacchetto base, è di default, è di gamma ormai la benedizione di Dio per i suoi figli, anche in mezzo a tanti problemi, tante difficoltà. E vi dico questo perché il Vangelo di oggi è bellissimo, perché ci parla di un Gesù che entra in una città, una delle tante città che ci sono appunto nella Giudea, dove praticamente si chiama Nain. Dove mentre entrava, ed entrava probabilmente per la sua missione di predicazione, per andare nella sinagoga e parlare, viene interrotto, e qui lo fa capire bene che non c'era una premeditazione, in che senso? Che Gesù probabilmente conosceva tante cose, ma non tutte. Lo Spirito Santo gli diceva: vai lì, vai qui, vai là, ma non gli diceva: e poi incontrerai questo, 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 questo. Anche Gesù, come uomo al 100%, seguiva senza sapere tutto la missione che Dio gli aveva dato, Dio Padre gli aveva consegnato attraverso la guida dello Spirito Santo. È come un navigatore, non ti dice subito vai a destra, a sinistra, a dritto, no, gli dice vai a destra e lui va a destra. Poi dopo un po' diceva vai a sinistra e Gesù andava a sinistra. Così fa il Signore, lo fa con noi, ma lo faceva anche con Gesù. Ecco perché è stato obbediente Gesù, perché lui faceva esattamente quello che lo Spirito Santo gli diceva. E mentre va, senza saperlo, la folla che seguiva Gesù, era lì con i suoi discepoli, e è una grande folla, viene interrotta da questa processione funebre. C'è questa donna che piange il suo figlioletto morto. Dice proprio così: quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Ecco il terreno per fare una grande predicazione. Lo Spirito Santo ti dice: non entrare in città, perché guarda che la città è venuta incontro a te. Guarda, questa donna, che probabilmente era molto stimata perché dice che grande, molta gente della città era con lei, quindi era una donna amata, era rimasta vedova. E gli era rimasto solo questo figlio, questo giovanotto che poi era morto, forse un incidente, forse una malattia. A quel tempo si moriva. Giovani, quindi una tragedia, rimanere da soli, perdere tutta la tua famiglia. Gesù si ferma, lo Spirito Santo lo fa focalizzare su questa situazione e cambia i programmi di Gesù e gli dice: vai. E Gesù sente una grande commozione, dice così, fu preso da grande compassione per lei e gli dice: non piangere. E sente che lo Spirito Santo gli dice: risuscita questo figlio. Allora ferma i portatori toccando la bara e poi dice: ragazzo, dico a te, alzati. E il morto si rimette in piedi e inizia a parlare. Immaginate la gloria di Dio che riempie quel luogo. Qui dice che poi tutti dicono: un grande profeta è sorto tra noi, Dio ha visitato il suo popolo. Pensate a vedere un morto che risuscita per mani di un profeta di Dio, no? Dio ci ha visitati. E questa grande fama si diffuse per tutta la Giudea e in tutta la regione circostante.
Ecco, quello che sembrava un imprevisto, qualcosa fuori dal programma, diventa invece il mezzo col quale Dio sparge la sua fama, Gesù sparge la sua fama e l'annuncio del regno dei cieli in tutta quella regione. E questo cosa ci insegna? Che a volte noi pensiamo che ormai c'è un destino segnato per noi, Dio ha già stabilito questo, questo, quest'altro e quindi nulla può cambiare. Ma io voglio dirvi questo. Non è così. Dio ama rivelarci le cose anche quando sono fuori dal programma. Io sono convinto di questo, che se noi pensiamo che tutto è già prestabilito, a volte noi smettiamo di pregare e diciamo, beh, Signore, è inutile che ti prego per queste cose, tanto se tu non le vuoi, non arriveranno mai. Perché? Perché non le vuoi. Ma non è quello che Dio vuole. Dio vuole che noi siamo partecipi del suo piano e che non pensiamo che certe cose non potranno accadere mai, ma che noi continuiamo a credere che Dio può cambiare anche dei disegni prestabiliti, sì, può introdurre degli imprevisti divini nella nostra vita, quindi noi possiamo chiedere a Dio tutto senza paura. Poi sarà Dio a muoverci, a dirci vai a destra, vai a sinistra, sì, no, ma Lui vuole che teniamo aperte ogni possibilità. Ecco perché non ci ha detto: quando pregate non chiedete niente, ma chiedete solo che si compia la mia volontà, punto e basta. No, questa è la conclusione, dove dice sia fatta la tua volontà, ma anche nel Getsemani, ma sia fatta la tua volontà, non la mia. Ma dice chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete. Ci sta dicendo cooperate con me, apriamo nuove strade. Poi io vi guiderò in quella che è migliore, ma non perdete la fiducia solo perché non avete ancora avuto la vostra risposta. Abbiate fede in me e poi fidatevi di me. Insieme costruiamo il vostro destino e sarà bellissimo, perché non sarà scritto lì nel libro della vita una volta per sempre, punto e basta, ma sarà stato intessuto da questo amore tra noi e Dio, che insieme creiamo la nostra strada. Non è bello. Quindi, fratelli e sorelle, oggi non perdiamo la fiducia, anche se abbiamo avuto tanti no, tanti progetti che abbiamo messo davanti a Dio non sono avvenuti. Continuiamo a chiedere con fiducia. Poi sarà Dio a farci capire se dobbiamo insistere o no, ma finché abbiamo questo desiderio e lo rimettiamo alla volontà di Dio, chiediamo. Chiedete, chiedete, chiedete e vi sarà dato, vi saranno aperte tante porte, perché un padre vuole che un figlio chieda e speri tutto in suo padre. Benissimo, con questo allora vi saluto oggi, vi voglio tanto bene, voglio che la vostra fiducia in Dio aumenti sempre di più perché Lui non sbaglia mai. Chi confida nel Signore non sarà deluso, nel nome di Gesù. Vi saluto, vi voglio bene, a domani, ciao.